Bentornati signori nella mia umile magione. Dopo più di un mese in esterna, perché sono stato in un viaggio che mi ha portato attraverso 3 nazioni, andate a rivedere i vecchi video se vi siete persi questi episodi, perché sono veramente fighi. Siamo tornati qui nella mia camera e un pochino mi mancava quel senso di casa, di girare il video qua a casa, perché è comunque tutto un po' più intimo, no? Siamo tornati dunque qui, ma con un video speciale. Eh già. Infatti mi è venuta un'idea. Ecco, a me piace tanto girare video perché i video riescono a rendere un pezzo di vita anche monotona e quotidiana davvero incredibile visivamente. Quindi mi sono detto, perché non girare un video dove ci sono tutte situazioni quotidiane molto ripetitive e cercare di rendere quelle situazioni davvero fighe da vedere. E magari in sottofondo ci mettiamo pure una bella musica rock. Così ho chiesto a Gianmarco, Andrea, Francesco, Giulio e Leonardo di scegliere una loro azione quotidiana e io li avrei ripresi mentre la compivano. Ed eccoci qua. Innanzitutto, prima di iniziare il video, e adesso ci arriviamo, vi giuro, vi lascio il link in descrizione di tutte le canzoni che sono presenti nel video come al solito, ma ci tengo a fare una precisazione, perché per 2 video, quello di Francesco e quello di Andrea, ho girato con la nuova Sony Alpha 7 III, che costa, diciamo, un pochino in più rispetto alla Panasonic G80 che avevo all'epoca. Un'ultima raccomandazione, ricordatevi di commentare sotto nei commenti alla fine del video qual è il B-roll che avete apprezzato maggiormente. Però basta preamboli, iniziamo. Uè bellone, che dici? Senti, stavo pensando per la cosa che volevamo fare dell'azione quotidiana. Che ne dici di un disegno? Secondo me è fighissimo come idea. Sì, pure secondo me. Bene, questa non era veramente facile, perché disegnare di per sé è un'azione molto statica, cioè una persona ferma su una sedia, su un tavolo, che prende una penna e disegna. Quindi è molto molto statica. E la sfida era proprio questa, riuscire a rendere una cosa statica una cosa dinamica. Vi dico la mia, secondo me questo è il più bello di tutti. Però vediamo il video insieme e poi torniamo qui e lo commentiamo. Piace davvero tanto, però una cosa non mi è piaciuta, cioè non mi è andata giù più che non mi è piaciuta, perché esattamente nel momento in cui Andrea lancia la penna in aria, mi perdo l'inquadratura sulla penna, che poi riappare in un istante dopo. Diciamo che non è il massimo, ma vi assicuro che siamo stati 1 ora e mezza a ripetere quella scena dove lui lanciava in aria sta penna. Alla fine la penna non ha scritto più, tutte le volte che l'ha fatta cascare. Devo dire che alla fine non è uscita male, assolutamente, però peccato per quei pochi frame. Passiamo avanti, passiamo alla sfida di Giulio. Secondo me la sfida di Giulio è stata la più complessa di tutte, perché era troppo semplice. Non vi dico niente, sentiamo l'audio. Ciao Federico, secondo me sarebbe un sacco figo riprendere me che mi allaccio le scarpe, perché, non lo so, facciamo sembrare figa una cosa non figa. Capito che infamone, Giulio? Cioè, far diventare emozionante il video di uno che si allaccia le scarpe non è tanto semplice, ve lo garantisco. Penso che, almeno per me, allacciarsi le scarpe è una delle cose peggiori, più noiose del mondo, ecco. Comunque l'ho presa con filosofia, ho accettato la sfida e questo è quello che è uscito. Bello, sono fiero di quello che è uscito, perché comunque non era per niente semplice come cosa. Considerando anche che il video è girato con la fotocamera vecchia, quindi non era così semplice. Poi l'inquadratura macro sui lacci stile Breaking Bad, quella secondo me è fighissima. Non mi è piaciuta però la luce, infatti ormai quel video è stato girato quasi un anno fa. Potevo gestire meglio la luce, però c'era anche un problema di spazi. Cioè siamo andati in posti abbastanza stretti in cui era difficile poi andare a posizionare il softbox. Ora voi non lo vedete, lo vedrete tra qualche video se vi interessa. È grosso, il softbox che mi manda la luce è grosso. Ma soprattutto vi voglio far vedere
Giulio che cade sul divano. Cioè Giulio non è capace a cadere. Voi direte, chi è capace a cadere? Giulio sicuramente no. Giulio non, sicuramente non è capace a cadere. No, Giù, te devi butti da lato. Non riesco a buttarmi. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che cos'era? Sembra che te stanno a crocifigge. Volevo inserirlo nel B-roll, ma alla fine l'ho dovuto escludere perché è bruttissimo. Cioè, guardate come cade. Alla fine ho dovuto cambiare scena per disperazione. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo al video di Leonardo. Senti un po', io c'ho un attimo fame. Stavo a pensare, metti la voglia di fare la pizza. Se te va, passa a casa che impastiamo e stasera se la mangiamo. Che romanaccio, mamma mia. Partiamo dal presupposto che Leonardo non aveva capito una mazza. Cioè lui aveva capito che lui mi diceva una cosa da fare e poi mentre io la facevo mi dovevo pure riprendere. Grande Leonardo. In realtà questo è il video più semplice perché alla fine fare la pizza è già di per sé molto bello visivamente da vedere. Quindi c'erano anche più aspettative sopra. E quindi facciamo sta pizza. Gusto rock and roll. Carino, abbastanza bello. Diciamo che le inquadrature non erano bellissime. Questo video è stato fatto qualche mese fa e quando l'ho editato pochi giorni fa ho cercato, diciamo, di salvare il salvabile perché le riprese non è che fossero il massimo, ecco. Andiamo avanti e vediamo Francesco che cosa mi ha riservato. Ciao Chiaschius. Senti, ma ti andrebbe di venire a casa mia a fare un po' di cinemello bello e riprendermi mentre faccio un'azione totalmente inutile come quella di studiare? Che ne pensi? Come è molto simile a quello di Andrea alla fine, perché Andrea disegnava, Francesco leggerà. Questo video è stato girato dopo quello di Andrea e avevo paura che risultasse una copia. Quindi fino all'ultimo davvero non sapevo le riprese da fare. Ed è una cosa importante questa, cioè non devi andare mai lì e improvvisare. Perché se improvvisi, come avevo fatto con Leonardo, sì, il video esce alla fine, però non è che sia di una qualità eccelsa. Infatti vanno studiate un po' prima le cose, le inquadrature, la luce, tutto quanto. Soprattutto i movimenti della fotocamera, nel caso del B-roll. Se vi fa piacere, la prossima settimana uscirà il video dietro le quinte che ho girato quando ho girato col B-roll di Francesco e lì vediamo meglio i movimenti della fotocamera. Risultato? Soddisfatto. Soddisfatto, sì. Ultimo, ma non per importanza, il B-roll di Gianmarco, che in realtà è stato il primo girato, ormai più di un anno fa. Però qui vi voglio raccontare un piccolo episodio curioso. Prima però sentiamo l'audio e vediamo il video. Allora, Fede 7, non so perché, non so per quale motivo, ma bene, ho trovato cosa fare. Fammi un bel video mentre bevo una bottiglia d'acqua. Così. 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 Vediamo il video.
purtroppo soltanto di notte lo potevamo girare, avendolo girato sempre con la fotocamera vecchia, di notte non è che sia il granché. Però, insomma, l'importante è il contenuto, no? Vi dicevo dell'aneddoto curioso. Bene, ci presentiamo lì davanti, tutto pronto, lui arriva in macchina, prende le borracce, arriva lì davanti per riempire e poi ci accorgiamo di una cosa, che per riempire l'acqua serviva la tessera, che noi non avevamo. Quindi ci siamo guardati 10 secondi e abbiamo pensato... E mo? Ma c'è il trucco. Infatti il ragazzo previdente aveva riempito una bottiglia d'acqua. Quindi la bottiglia d'acqua, per vedere che lui che beveva, ce l'avevamo. Il problema è che non potevo fare il video mentre scendeva l'acqua nella bottiglia. E quindi come abbiamo fatto? Lui ha fatto finta di mettere la moneta, che però ovviamente non entrava perché non c'era. Ha fatto la scena in cui beveva con la bottiglia piena che mi ero portato da casa. E poi io, tipo un mese dopo, sono andato a girare da solo la scena in cui riempivo la bottiglia in un altro distributore da un'altra parte. Il bello dei video, no? E così si... Oh, mi si è girata la fotocamera. Dove vai? E così si conclude anche questa maratona di B-roll. Spero vi sia piaciuta. Ricordatevi di farmi sapere sotto nei commenti qual è il B-roll che avete preferito, commentando semplicemente con il nome, quindi Andrea, Gianmarco, Leonardo, quello che è. Noi signori, ci vediamo sabato prossimo, sempre qui su YouTube alle 14. È stato un onore. Ciao. We'll be right back.